Signore Pirozzi. Se c'è silenzio però, eh. Consiglieri, per favore. Allora, cominciamo. Consigliera Tidei, consigliera De Paolis. Grazie. Prego, consigliere Pirozzi. Grazie, Presidente. Io il mio intervento lo faccio come uomo delle istituzioni, come sindaco del terremoto, perché prima ho sentito un riferimento al terremoto, e lo faccio come presidente di commissione che ha la delega della protezione civile. Io comprendo l'imbarazzo, comprendo l'imbarazzo. Alcune cose clamorose. E qui si dimentica che la delega politica, la responsabilità politica della protezione civile è in capo, a meno che non c'è un assessore, al presidente della regione. Primo, ho sentito il presidente dire una campagna diffamatoria, non da parte di Sergio Pirozzi e di nessuno di Fratelli d'Italia, sulle persone. Ma questo è stato frutto di una scelta sbagliata. Il presidente della regione si ricorda che sul mio ufficio da sindaco c'era scritto non si ricevono le ditte. Se lo ricorda, presidente, grosso così. Non si ricevono le ditte. Quando arrivavano le ditte andavano all'ufficio tecnico e si iscrivevano all'albo dei fornitori. Allora, si è partiti male. E questa emergenza non è che ce l'ha avuta solo il Lazio, ma tantissime altre regioni. Io porto l'esempio di una regione, non di centrodestra, di centrosinistra, che è la Campania, che ha fatto una manifestazione di interesse, ha fatto un bando e ha detto chi è interessato si iscrive, e per cui l'ha gestita in maniera diversa, salvaguardando quelle persone che oggi sono state additate, perché si è sbagliato. Perché se chiediamo anche a un bambino, di fronte a milioni e milioni di euro affidati in maniera diretta, senza un'indagine di mercato, il sospetto mi sorge spontaneo. Si è sbagliato all'inizio. E caro Presidente, le dico che come Presidente di Commissione, vista la mia esperienza sul campo, io ero andato alla Protezione Civile pochi giorni dopo l'emergenza Covid e mi ero messo a disposizione, perché so che quando c'è l'emergenza c'è l'assalto alla diligenza. Io mi sono messo a disposizione dicendo, come Presidente, se il Consiglio, se la Giunta vuole, io sto a disposizione, perché non ho visto di truffatori. Non ho vista di gente che ha provato di approfittarsi. Ho sentito le registrazioni telefoniche che ridevano sia per l'Aquila che per Amatrice che c'era l'emergenza, per cui la responsabilità politica è che non si è fatta una manifestazione di interesse, andavamo a pulire. Invece abbiamo dato spazio a tutti di buttarsi, e magari non è così, all'amico dell'amico dice presentami che c'ho qualche cosa da dare, per cui responsabilità politica. Le mascherine che non sono arrivate, anche lì io non entro nelle questioni giudiziarie, ma si revoca un contratto, il presidente ritorna in campo il 1° aprile, fortunatamente, per cui riprende la sua delega di capo della protezione civile, di responsabile politico. Il 10 si fa una novazione del contratto,
nella novazione, il rinnovo di questo contratto si fa riferimento a della documentazione che ha mandato l'Ecotec Lotto. Io questo l'ho saputo l'altro giorno, che non è vero che sono stati mandati tutti i documenti. Io le certificazioni, la qualità dei dispositivi e tanto altro l'avevo chiesto dal 6 aprile e avevo rinnovato la richiesta il 16, prima della famosa commissione del 20 congiunta, dove dicevo le copie delle fideiussioni, i certificati, i dispositivi, perché mi ero informato che sono un consigliere regionale, un amministratore, che la partita si giocava sulle certificazioni, ma da prima, e sui dispositivi. Collaborazione a chiacchiere, a parole no, coi fatti. Lotto, la Ecotec manda un certificato, una certificazione, cancellato, fa riferimento a un codice, io vado da mia figlia che ha 11 anni perché non leggo l'inglese, che so il francese, l'affaire e l'italiano, e mia figlia digita questo codice, 11 anni, Alessia Pirozzi, e dice: papà, ma questo codice, perché mi fa la traduzione dall'inglese, dice, questo è per il riconoscimento facciale. Come? Facciale. È un codice che la STG riconosce ai dispositivi di riconoscimento facciale. Ora non so di quale faccia, ma sicuramente non si tratta di mascherine, caro Presidente. Lo presentano Lotto. Io, se sono un uomo di amministrazione, ho la responsabilità politica, io dico: controllate questo, cancellato, un Photoshop. E allora, quando si parla di soldi pubblici, io penso che ci debba essere attenzione, perché se io, da buon padre di famiglia, acquisto qualche cosa a cui do anche l'anticipo, e qui ve la dico, la Protezione Civile Nazionale, che fa riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è vero che dice che non servono le garanzie, si può anche non richiedere le garanzie, ma la Protezione Civile gli ordini che ha fatti, l'ha fatti in questa maniera: contratto senza polizza fideiussorie, senza garanzie, ma il pagamento a 60 giorni dalla fattura. Questo ha fatto la Protezione Civile Nazionale. E allora, noi facciamo la novazione del contratto Lotto, dove la certificazione è falsa, Alessia Pirozzi si accorge che è il dispositivo che per i telefonini ve la faccia, e andiamo avanti così. Allora, Presidente, qui c'è una responsabilità politica, non amministrativa. Poi il 20 facciamo l'audizione congiunta, i documenti non arrivano tutti e il vicepresidente Lodori, che viene in rappresentanza sua perché era stato invitato il presidente, dice che le fideiussioni c'erano, quando poi vengono prodotte il pomeriggio dopo che si è conclusa la commissione. Insomma, è vero che c'è una campagna di stampa diffamatoria, ma voi ci avete messo del vostro, consentitemelo, perché si è sbagliato in partenza. Allora io dico, una sana ammissione di responsabilità politica ci vuole, Presidente, perché io capisco che va bene che si faccia il Presidente della Regione e dall'altra parte il segretario del PD, ma questo può andare nelle condizioni normali, forse. Nell'emergenza, che è un'emergenza del Paese, lei l'ha detto,
è un'emergenza regionale. Una classe politica seria deve decidere cosa fare. O faccio il segretario, perché capisco che non è facile parlare con Conte, con Renzi, con il mondo, una botta a destra, una botta a sinistra, dobbiamo fare le cose, e dall'altra noi abbiamo un'emergenza che lei l'ha ribadito oggi, che non finisce domani, ma durerà minimo un anno o due anni. Allora Presidente, io penso che un buon padre di famiglia, e la chiudo, quando fa un acquisto vuole essere sicuro di quello che acquista, altrimenti non è un buon padre di famiglia. Un buon padre di famiglia nell'amministrazione pubblica la gestisce come se fossero soldi suoi. Questo non è successo, per cui al di là dei numeri bellissimi, io penso che in questa vicenda noi possiamo usare, io vedo l'imbarazzo dei consiglieri qui dentro, colgo l'imbarazzo di chi ha fatto il sindaco. Ci sono due parole, manifesta incapacità, ed è questa la, su questo c'è una responsabilità politica ben chiara. Grazie.